trovi. Ehi, sto cercando di seguire il tuo maledetto segnale. Il luogo buio sta cercando di ingannarti. Stai sprofondando. Cerco di guidarti, ma è difficile. E questo cos'è? Posso aiutarti, se solo smetti di affondare. Come? È una stronzata. Sta succedendo di nuovo, tieniti forte. Inseguivo Zane e lui mi diceva che stavo affondando sempre di più. Era ridicolo, ma ero più spaventato che divertito. Mi sentivo ostacolato da una forza invisibile contro la quale non avevo speranze. Potevo solo continuare. L'elicottero da quella parte. Ricordavo questo. Era accaduto prima che trovassimo Barry. Il parco giochi. I patetici ricordi degli anni felici di Alan e del ragazzino ostinato che fingeva di non sentire la mancanza del padre mai conosciuto esplosero nella mente di Alan. Momenti felici e fotogrammi che gli perforavano la mente. Devo trovare la chiave e aprire la porta.
cercato di farla riparare. Wake, la porta è aperta, forza! Stava sfuggendo al controllo. Era troppo grande dall'interno. Non riusciva a vedere il soffitto. Qualcosa si stava muovendo là dentro. Si era perso. Non trovava l'uscita. Stronzo. I cambiamenti stavano peggiorando. Il posto sembrava farsi più grande. O io più piccolo. Il segnale era... Thank you.
mi aveva lasciato una pagina. Cercava di aiutarmi. Sei reale. Cavolo, cosa mi avrà tradito? La trasparenza, forse? Sono frutto della tua immaginazione, come quasi tutto ciò che ti circonda. Forse anche tu lo sei. È assurdo. Sì, hai ragione. Quello che è successo prima aveva perfettamente senso, ma questa è una pazzia. Bravo, Al! Ok. Ok, senti, devo andare. Il GPS. Il GPS, sì, lo so. Segui il segnale. Afferrato. Beh, comunque sia, sarò qui per aiutarti, amico. Cioè, devi darti una svegliata, ok? Sei insopportabile come il vero Barry. Lo sai, vero? Beh, dai, sii onesto. Non è colpa mia se pensi che io sia fastidioso. Non sei fastidioso. Al, amico, rilassati, va tutto bene. Cerca di non perdere la calma. Devi fare come ti dice Zane. È qui da secoli ormai, è come dire l'esperto. Se questa è una pazzia ed è tutto frutto della tua immaginazione, cosa dice di te? Ok, basta. E pensare che ero addirittura felice di vederti. Ah, dai, non prendermi per il culo. Sotto sotto sei sempre contenta di vedermi. Non mentire a te stesso, ok? Devo essere una specie di masochista. Tu? No, davvero. E io che pensavo che facessi di tutto per evitare i guai. Grazie, grazie davvero. Credo che il segnale conduca a quella cosa in lontananza. Sì, quella è la segheria Bigmore. Come fai a saperlo? Non so niente che tu non sappia. Perché non lo chiedi a te stesso? Eh? Forse hai visto qualcosa nel mondo reale. Oppure, forse è la segheria semplicemente perché l'ho detto io e ora non riesci più a togliertelo dalla testa. Fantastico. Sì, mi fa venire il mal di testa. O il tuo mal di testa? Hai mal di testa? Barry. Amico, siamo in sintonia. Oh, mamma! Ehi, Al, forse la penna ferisce più se della... Se finisci quella frase sei licenziato. Più della spada. Sei licenziato. Ah. Thank you.
Oh.